Tempo di Natale, tempo di pace, nel ricordo del premio Nobel per la pace Nelson Mandela, scomparso qualche giorno fa. È la tematica alla base di un flash mob promosso dall'amministrazione comunale e dalla Croce Rossa Italiana, sezione di Carovigno, e organizzato nel cuore di Carovigno, in piazza Ansegna, in collaborazione con gli studenti del liceo classico Calamo di Ostuni. Lo slogan che gridano i ragazzi è Ego Erene Imi, che in greco antico significa Io sono la pace. Cercano di portare questo significato in questa piazza perché troppe manifestazioni sono a favore della pace, cioè per la pace, troppe manifestazioni sono contro la guerra, ma questi ragazzi hanno il coraggio di venire in questa piazza e dire io sono la pace, io testimonio la pace in questa piazza. È un flash mob fatto da 400 ragazzi che gridano a questa città e portano questa testimonianza a Carovigno. La Croce Rossa, il Comitato Locale di Carovigno, a quella persona importantissima che è stata Nelson Mandela. E quindi, siccome la Croce Rossa si occupa a 360 gradi anche di diffondere la cultura della pace, purtroppo di cui abbiamo tantissimo bisogno, vedendo anche quello che sta succedendo in Siria, dove la Croce Rossa è in prima linea, ci è sembrato doveroso offrire il nostro contributo per la scomparsa di Nelson Mandela. E qui, grazie alla collaborazione del liceo classico Antonio Calamo di Ostuni, che ringrazio ancora per la partecipazione, abbiamo pensato di fare questa manifestazione coinvolgendo sia i ragazzi della scuola superiore, ma anche, arriveranno fra poco, anche i ragazzi della scuola elementare e media di Carovigno. Si ricorda Nelson Mandela, un grande uomo, ha dato la sua vita alla pace, alla giustizia, e naturalmente il tributo era doveroso da parte nostra. Abbiamo avuto questa opportunità, questi ragazzi che ci insegnano come si vive, e abbiamo accolto, diciamo, con piacere e soddisfazione questa manifestazione che credo si va in un contesto che l'amministrazione comunale, insomma, sta percorrendo da quando ha iniziato il proprio mandato. Ritengo che un grande uomo come Nelson Mandela abbia, diciamo, tutte le virtù per ricordarlo con questa manifestazione. Oggi stiamo facendo quello che è giusto fare per ricordare un uomo che ha dato la sua vita alla pace e alla giustizia.